Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi domenica 21 luglio, dopo parecchio tempo, ho deciso di pubblicare finalmente qualcosa. Il motivo per cui non ho pubblicato niente sinora non è perché magari non sono uscito completamente, perché sarei un ipocrita a dirlo, qualche uscita è stata fatta, ma nulla di particolare che valesse la pena pubblicare. E avevo in mente di fare un test ride nuovamente per quanto riguarda l'MT-09SP, e se vi ricordate i test che sono stati fatti quando c'era l'Open Weekend di Yamaha, vi ricorderete sicuramente che avevo detto che mi ero concordato per avere una seconda volta l'MT-09 e poterla testare più a fondo. Purtroppo causa un problemino che non è dipeso assolutamente alla concessionaria, ma proprio da Yamaha, Non sarà possibile provare nuovamente questa moto. O, per meglio dire, se la dovrei riprovare, dovrei aspettare parecchi mesi. O per meglio dire, l'anno nuovo. Quindi, in virtù di ciò, ho deciso di pubblicare il video che avevo girato all'epoca. Infatti lo noterete sicuramente, anche perché la inquadratura non sarà... è un passo indietro rispetto alle ultime due che ho pubblicato. La scorsa, quella del motor ad uno in memoria di Tinuccio, e quella odierna. E niente, comunque, in ogni caso ho un progetto a breve. Non so le date specifiche, quindi non voglio fare promesse vane, però verranno effettuati due test ride. Uno riguarda la mitica Triumph Street Triple 765 RS e la seconda sarà la nuova Suzuki Katana. Quindi spero di potervele portare al più presto su questo canale. E niente, per quanto riguarda oggi ho deciso di ritagliarmi uno spazio tutto mio e di farmi un giretto in solitaria e di mostrarvi una delle strade che secondo me, se fosse mantenuta come si deve, sarebbe una strada di piega allo stato dell'arte, perché proprio non gli manca nulla: curve lente, curve veloci e un panorama che personalmente per me è davvero mozzafiatante, soprattutto lo sfondo dell'Etna. È qualcosa di eccezionale. Adesso vi porto in sella con me, vi mostro il tutto. Ciao!
Ok ragazzi, eccoci arrivati a Stella Mandrazzi. Niente, direi che dopo la strada, come avete ben potuto vedere, è bellissima. Però purtroppo il manto stradale non è granché, abbastanza sporca, un po' sdrucciolevole e abbastanza sconnessa, un vero peccato. Comunque, per ora è tutto. E dopo l'incontro del terzo tipo con le vacche, credo che possiamo chiudere qui. Ciao!